Ciao, bentornato della serie A volte ritornano. Nel 1980 Suzuki presentò la Katana 1100, una moto forse troppo avveniristica, forse troppo avanti, che però rimase in produzione fino ai primi anni 2000 in Giappone con delle serie limitate e rimase comunque una moto storica che tutti bene o male conoscono. Nell'EICMA 2018 Suzuki prende tutto quello che di buono c'è nel progetto GSX-S 1000 e le dà una nuova veste e nasce la Katana 1000. Ma il punto forte di una moto qual è? Il motore. Che motore è questo? Deriva da quello del GSX-R K5, ovvero una moto che rivoluzionò la categoria Superbike nel lontano 2005. Uno potrebbe dirmi, sì è vecchio, sì, però comunque un 4 cilindri da 150 cavalli, 108 Nm di coppia. Questo qua, sono molto curioso di provarlo su strada, vediamo un attimo come si comporta. Telaio, doppia trave in alluminio, molto bello. A livello di ciclistica troviamo una forcella rovesciata Kayaba da 43 mm regolabile in precarico, estensione e compressione. Dischi da 310 mm morsi da delle bellissime pinze Brembo radiali, tubi in gomma e pompa radiale. Tubi in gomma purtroppo come da tradizione giapponese, ma vabbè, basta cambiarli. Completando il pacchetto ciclistico, al posteriore troviamo un mono regolabile nel precarico e nell'idraulica, mosso da un leveraggio progressivo. Spostandosi indietro al mono vediamo un bellissimo forcellone banana che deriva direttamente da quello della GSX-R 1000 del 2017-2018, l'ultima versione, e i cerchi in lega molto belli. Al posteriore abbiamo un disco singolo con pinzanissi a un pistoncino, ovviamente ABS. A livello elettronico non abbiamo particolari dotazioni, abbiamo l'Euro 4 e un controllo di trazione regolabile su tre livelli. Vediamo il bellissimo display. Non abbiamo un'unità TFT, è un normalissimo LCD. Abbiamo qui nella parte sinistra, con le scritte un po' piccoline, purtroppo in video non so quanto si vedrà, abbiamo il controllo di trazione regolabile off o regolabile su tre livelli, un bellissimo contamarce molto visibile, abbiamo il contagiri, la temperatura dell'acqua, il livello benzina, ovviamente la velocità, e qui abbiamo varie funzioni, dai trip totali, trip parziali, abbiamo trip A, trip B, voltaggio della batteria, luminosità del display, abbiamo il consumo medio, l'orologio, abbiamo insomma un sacco di informazioni. A livello di spie abbiamo la spia dell'intervento del controllo di trazione, ovviamente le spie delle frecce, il LED di cambiata, molto bellino, e nulla, gli indicatori di folle, ABS e tutto quello che ci serve. A completare la parte elettronica ci pensa il gruppo ottico, molto bello, full LED, compreso di frecce full LED. I blocchetti che gestiscono il menu, almeno il blocchetto sinistro, è molto curato. Abbiamo il pass e abbiamo la modalità per entrare nella modalità del controllo di trazione, su e giù, oppure per spostarci nei vari menu, ovviamente frecce e clacson. La frizione che comanda il cambio a 6 marce è di media durezza, non è una delle frizioni più morbide del mondo, ma non è nemmeno assolutamente dura. Mentre, come vi ho detto prima, la pompa radiale, molto bella, con un bel feeling. La moto Euro 4 ha il pancione qua sotto, però lo scarico è molto bello, molto corto. È stato fatto un bel lavoro per dare una bella timbrica a questo motore. Classica timbrica, 4 cilindri ma bello cupo, bello pieno e veramente bello per essere uno scarico Euro 4.
ho sentito moto molto peggiori. Ma parliamo meno di scheda tecnica e più delle mie sensazioni, perché voi siete qua per questo. A me questa moto piace tantissimo a livello estetico, per me è bellissima, soprattutto la parte posteriore con la porta targa basso e il codino così. È un'opera d'arte, secondo me è molto bella. Nella versione Jindaichi, che ha la sella con i richiami in rosso, è ancora più bella. Poi in questa colorazione nera, devo dire, la comprerei. Nella vista laterale è una moto che piace veramente tanto, almeno per il mio gusto. È stato fatto un bellissimo lavoro qui con le plastiche laterali, è tutto molto ben raccordato, molto molto bella e filante, non dà fastidio neanche con il ginocchio. È una moto molto lunga, l'unico dubbio viene da questo serbatoio da soli 12 litri, ha perso un po' di capacità rispetto alla GSX-S1000, questo potrebbe essere un difetto per un eventuale acquirente, ma lo si sa. È una moto che non pesa particolarmente, pesa 215 kg con il pieno, ma il baricentro è molto basso, vedete con che facilità io la muovo. Mi piacciono molto il dettaglio delle pedane, che non sono rivestite in gomma, ma sono pedane molto sportive e in nero, non in argento. Mentre a livello anteriore troviamo il faro della V-Strom, o meglio è la katana che ha dato il faro al nuovo V-Strom 1050. Mi piace molto, preferirei il cupolino un po' più alto, però direi che è una moto sicuramente particolare, ma è anche sicuramente molto bella. Mi piace molto. Ora non resta che andare a provarla, saltare in sella e ci rivediamo qua dopo per le nostre considerazioni finali. Quindi adesso GoPro, monto tutto e andiamo a provarla. Eccoci in sella della katana. Abbiamo fatto già qualche chilometro, qua c'è un po' sporco, vi parlo della posizione in sella. Sono abbastanza in una posizione abbastanza sportiva, la sella non è molto grande, quindi ti dà una bella appoggio, non scivoli indietro, ma allo stesso tempo è una posizione abbastanza costretta, non puoi arretrarti o altro, mentre le pedane sono nel punto giusto, abbastanza arretrate, anche volendo per ginocchio o una guida un po' sportiva, mentre il manubrio non mi piace perché il manubrio è troppo, diciamo, è troppo vicino a me, troppo stretto, lo preferirei un manubrio un po' più aggressivo per dare un po' di carico a questo fantastico avantreno. Ha un avantreno molto bello, però tende un po' all'impennamento, perché anche di terza marcia sopra i 120-130 all'ora, quando il motore entra in coppia, si sente che davanti viene su, che è sicuramente un pregio, non sto dicendo che è un difetto, però ci vuole un attimo di manetta, dove la strada come in questo caso è un po' bucata, si sente il lavoro delle sospensioni, sono molto rigide e giustamente rigide, quindi sullo sconnesso si balla un po', però dove tipo qua, dove la strada si apre un po', mamma mia, il motore è una goduria, ha una schiena ai bassi incredibile. Proviamo un po' l'on off, che era il problema di questa moto, sono in seconda. Allora c'è un po', non è tanto on off, c'è un po' di tiro del gas in seconda marcia, però se lo si apre il gas dolcemente, guardate qua che ghiaia, se si apre il gas con un attimo di testa, il problema non è, è stato molto migliorato rispetto alla GSX-S, basta prenderci un attimo di confidenza, mentre nel misto si può tranquillamente andare, come in questo caso, di terza marcia, una terza marcia che già a 4000 giri ti stacca le braccia, è già una terza marcia molto molto potente, anche in uscita dai tornanti. La frenata è molto solida, molto piacevole, questa pompa radiale ha un attacco molto diretto la prima parte e potenza non ne manca assolutamente, freni Brembo, dischi da 310 e pompa radiale, è proprio una sicurezza e un punto a favore. Proviamo una frenata, siamo 90 all'ora, ok, entra l'ABS, ha pulsato la leva, la frenata è stata molto sicura, non si è scomposta. Il posteriore invece, come tutte le Naked sportive, non si può fare un difetto, non hanno peso dietro, quindi è un po' come non averlo. Il motore, devo dire che quando entra in coppia sopra i 6-7000 giri, oltre a tentare di impennarsi anche di terza marcia, è un motore molto molto cattivo, è una moto che va veramente tanto. Confermo i miei dubbi sul manubrio, un po' troppo poco sportivo, provo a spostare un po' il peso, a cercare di caricare un po' meglio l'avantreno.
Mi era mancata la Naked, però devo dire che per uso su strada sono delle moto molto divertenti. Vorrei andare a casa a mettermi la tuta. È una moto che va forte, questa qua. 150 cavalli, 108 Nm a 9000, è una moto che va decisamente forte. La ripresa del motore è qualcosa di sorprendente. Più tardi vi farò una ripresa di sesta marcia e notate tutta la fluidità di questo straordinario 4 cilindri. Sì, ha un pochino di on-off, non lo nego, ho provato adesso a giri un po' più alti rispetto a prima e devo dire un pochino di on-off alla riapertura del gas c'è, non si può negare. A livello ciclistico mi piace molto, mi piace assolutamente tanto. Strada libera davanti a me, sono in sesta marcia, 40 all'ora, scendiamo 40, ok, 40, siamo circa 1500 giri, andiamo a riaprire il gas tutto, ok, ho aperto, senza uno strappo, mamma come riprende, in sesta marcia, wow, senza uno strappo di sesta marcia, non so se vi ho reso l'idea di che unità è questo motore. Vibrazioni assolutamente non ce ne sono, alle pedane ne arrivano un po' se tiro su un po' i giri, siamo a 5000 e ancora non ne arrivano, in rilascio arriva qualcosina ma sono belle, non danno assolutamente fastidio. Comunque, se volete una moto, guardate anche di agilità, è classica Naked, cosa gli vuoi dire? Una moto straordinaria tra le curve, ok? Non ha protezione, ok? Non ha comfort, non ha le borse, non ha spazio per gli oggetti, però per la gita domenicale è una moto validissima. È un peccato che non sia capita dall'utente italiano, perché alla fine non costa tanto, costa solo 1000 euro in più della GSX-S, che sì, è più o meno lo stesso prodotto, però non ha l'estetica di questa è molto bella in questa versione nera. Tirando le somme, la consiglio? Sì, assolutamente. Volete una Naked sportiva? È una Naked assolutamente sportiva con un tocco di estetica in più. Metteteci un cupolino, metteteci magari la versione Jindalsi che ha lo scarico a Karapovic e il cupolino di serie e qualche accessorio tipo adesivi in fibra di carbonio, adesivi dei cerchi, ti dà quel tocco in più di sportività. Non credete che sia pacciosa vederla così, vederla tranquilla, perché è una moto molto incazzata. Terza marcia viene su a più di 150 all'ora, lei tende ancora a venire su, quindi è una moto molto molto incazzata. È una moto molto rigida, dove l'asfalto non è perfetto, se abitate in zone dove i passi non sono delle piste da biliardo, magari l'ammorbidite un po', tanto alle sospensioni regolabili, anche se al posteriore non tantissimo, ma comunque c'è la possibilità di intervenire. Noi adesso torniamo al concessionario, vediamo un po' di chiudere questo video con una piccola outro e niente, ci rivediamo dopo, ciao ciao! La nostra prova è terminata, la versione qui, che vedi qua, costa 13.690 euro. Volendo 500 euro in più c'è la versione Jindaichi, che con poco più di 500 euro ti dà lo scarico in titanio, ti dà il cupolino maggiorato, la sella bicolore, gli adesivi carbon look, gli adesivi delle ruote, eccetera. Se vuoi questa qui, proprio quella che ho usato io, con siccome è un semestrale, con 1000 euro te la porti a casa, 1000 euro in meno? No, 1000 euro te la porti a casa, con 1000 euro in meno, 12.5 te la puoi venire qui da Nico Moto, che sono stati gentilissimi a prestarmi questa moto per fare la recensione. Ora non ti resta che seguirmi su tutti i social, ma prima di iscriverti al canale, mettimi un mi piace, chiudiamo un attimo il cerchio, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di questa Katana. Mi è piaciuto sicuramente il motore è uno spettacolo, ha una potenza e una ripresa ai bassi che è incredibile. Dove pecca un po' nella riapertura del gas, perché si sente un attimino di colpetto, però ci si fa l'abitudine, il motore è potentissimo. Cosa non mi è piaciuto tanto il manubrio, perché è molto vicino a te, ti dà molto una posizione, diciamo, è comoda, quindi inevitabilmente quando si va a chiedere tanta potenza al motore, quando si va a chiedere tutto con 150 cavalli, un manubrio vicino al corpo, si ha un po' l'avantreno da capire. Non è pericoloso, è semplicemente da capire, perché tende un attimino a venire su anche quando non lo si vuole. Tuttavia, sospensioni lavorano molto bene, i freni sono pazzeschi, mi sono piaciuti veramente tanto. E la moto costa, sì, costa il giusto, però io la comprerei, perché nel panorama
Naked 1000. Comunque si difende benissimo, perché se noi la confrontiamo a Kawasaki, Suzuki, senza tirar fuori le Super Naked come Yamaha, come le Super Naked come KTM, come Aprilia, come Ducati, che quelle lì fanno categoria loro, sono più scomode e costano notevolmente di più. Comunque questa è una moto che si difende molto bene, ha molte frecce nel suo arco e a me è piaciuta. Chiaro, deve piacere la linea. Se non vi piace questa linea qui, potete pur sempre ricadere sulla versione Naked. Nessuno vi vieta di ricadere sulla versione Naked. A me il particolare che più mi piace di questa katana è il codino. Volevo dire il culo, ma vabbè, ormai l'ho detto. È il codino con il portatarga basso e questa linea filante. Vista dal vivo, fidatevi, dal vivo è un'altra cosa. È veramente bella. Le altre cose che mi lasciano un punto di domanda: il serbatoio da 12 litri, perché inevitabilmente un 1000 4 cilindri da 150 cavalli consumerà, per poco che sia parco nei consumi, con 12 litri non ci fate tutta questa strada del mondo. Quello dopo, bene o male, la moto te l'ho raccontata al meglio che potevo. Io spero che questo video ti sia piaciuto, che tu sia rimasto con me volentieri. Ringrazio nuovamente i ragazzi di Nikomoto e noi ci rivediamo a un prossimo video. Mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!